tumori della pelle sono in forte aumento nel nostro paese, ma in tutta, diciamo, l'Europa, negli Stati Uniti, tutta la razza caucasica, perché c'è un allungamento della vita e questo ovviamente è un fattore positivo, quindi si ha molto più tempo per sviluppare un tumore e perché sono cambiate negli ultimi 50 anni le abitudini di vita con una maggiore esposizione al sole, non solo per motivi professionali, ma soprattutto per motivi ludici, quindi per andare in vacanza, per abbronzarsi e per avere un aspetto migliore. Questo aumento di incidenza ha portato oggi ad avere un altissimo numero di casi di tumori cutanei ogni anno, che sono ovviamente un problema rilevante perché devono essere curati, trattati, altrimenti possono diventare pericolosi. Questo riguarda sia i tumori tipo melanoma, ma soprattutto i tumori tipo non melanoma, dove il maggiore rappresentante è il carcinoma, che può essere basocellulare o squamo cellulare. I tumori possono essere prevenuti con buone abitudini di vita, innanzitutto con un screening e un esame periodico che ciascuno di noi può fare su se stesso per riconoscere quelle lesioni che cambiano, che crescono sulla pelle e ovviamente col dermatologo che visitando un paziente può individuare sia le forme tumorali presenti sia forme precoci su cui poi eseguire l'opportuno trattamento che può essere chirurgico, ma in certi casi anche medico. Una modalità per prevenire il carcinoma squamo cellulare nella sua forma invasiva è quello di trattarlo nella sua forma iniziale, che viene chiamata cheratosi attinica. La cheratosi attinica è una lesione della pelle, di solito una macchia rossa che tende a fare disquamazione, piccole erosioni e che tende a persistere sulla pelle, che può essere efficacemente trattata anche con terapie topiche, cioè locali che vengono applicate sulla pelle senza quindi aver bisogno di una rimozione chirurgica. Le terapie per prevenire l'evoluzione dei tumori di tipo carcinoma agiscono sulla cheratosi attinica cercando di eliminare il problema, l'alterazione delle cellule presenti sulla pelle. Sono terapie che si applicano localmente, tra queste abbiamo la terapia fotodinamica che viene fatta in ospedale, tra queste abbiamo altre terapie come i Michimod che generano una reazione immunitaria consistente sulla pelle che elimina questo tumore, ma tra le novità dobbiamo ricordare l'ingenolo mebutato che è una terapia topica che con 2 o 3 giorni di applicazione sull'area su cui ci sono le lesioni porta alla eliminazione di queste lesioni molto efficacemente e alla, diciamo, guarigione della pelle con la rimozione delle lesioni, ma anche con la cura del cosiddetto campo di cancerizzazione, che sono quella alterazione cutanea che poi può portare allo sviluppo di un carcinoma squamo cellulare. Da una reazione cutanea evidente che però in 7-10 giorni risolve spontaneamente senza lasciare esiti. Si può fare una stima del guadagno che si può avere dal trattamento precoce, occorrono degli strumenti adeguati, però sicuramente sul sistema sanitario il rimuovere il tumore prima che questo possa diventare invasivo, oltre a un guadagno di salute per il paziente, riduce moltissimo quegli enormi costi che sono sia di sala operatoria che di personale, ma anche di morbidità del paziente, nel senso che un paziente che viene operato di un grosso intervento chirurgico ha dei costi di ospedalieri, di medicazione e anche dei costi sociali per i parenti, spesso gli accompagnatori che devono seguire questa tipologia di paziente. Non riesco a fare una stima esatta perché non è il mio compito, secondo me va chiesto a un farmaco economista, ma la sensazione è che il risparmio possa essere assolutamente consistente.